oggi un game sarà difficile, sarà quasi impossibile farlo, ma lo faremo. Il gameplay di taco, gatto, capra, cacio, pizza. Eccolo qui, il giochino della Genos Games, che ringraziamo innanzitutto per avercelo mandato. È un gioco rompitavoli, credo che questa sia la descrizione più adatta per questo gioco. Vi saluta il tavolo di dietro. Esatto. Come si gioca? Ve lo spiego brevemente. Tutti i giocatori dovranno dividersi il mazzo di gioco in ugual misura. Tutti quanti a turno gireranno una carta verso gli avversari, non verso se stessi. In questo modo, così. In modo da far vedere quello che stanno estraendo. Nel frattempo dovranno dire le parole in ordine, nell'ordine che sta scritto sulla scatola ovunque, quindi taco, gatto, capra, cacio, pizza. Nel modo in cui abbiamo fatto noi. Esatto. Io girerò una carta e dirò taco perché sono il primo giocatore. Da me in poi gatto. Si proseguirà dicendo gatto, capra, cacio, pizza. Quando al centro del tavolo si formerà un'uguaglianza tra la parola detta e una carta a tavola, tutti quanti dobbiamo correre e mettere la mano sopra il mazzo. L'ultimo che arriva a mettere la mano sarà il giocatore perdente in quel momento e prenderà tutte le carte che si sono accumulate al centro. A complicare la situazione ci sono le tre carte speciali e sono il gorilla. Quando uscirà questa carta i giocatori dovranno fare la mossa del gorilla prima di sbattere la mano al centro. Anche qui l'ultimo che arriva prende il mazzetto di carte. E partiamo da una media altezza. Esatto, siamo a media. Ci riabbassiamo allora con l'altezza alla marmotta. Quando esce la carta marmotta tutti i giocatori dovranno sbattere le mani sul tavolo e poi andare al centro. Senza denti di fuori. Senza denti di fuori, o con i denti perché è anche più carino. Quando invece entra in gioco il narvalo è qui che si rompono i tavoli perché si deve sbattere le mani sopra, si devono sbattere le mani sopra alla testa e poi si va al centro. E lì si parte di Mila e Shiro. Esatto, si schiaccia il più possibile. Quando uno dei giocatori avrà finito il proprio mazzo di carte, continuerà a giocare dicendo solo la parola nell'ordine giusto. Quando si creerà la somiglianza tra una carta al centro e la parola detta da qualsiasi giocatore, il giocatore senza carte dovrà andare al centro per primo. Non dovrà arrivare secondo o terzo, ma dovrà arrivare primo. In quel caso sarà il vincitore. Ci sono altre piccole regole. Ad esempio, nel dire le parole taco, gatto, capra, cacio, pizza, se un giocatore, passando da un giocatore all'altro, il secondo giocatore esita nel dire la parola, quindi o sbaglia o esita, quindi ci mette troppo tempo, viene considerato perdente e quindi dovrà prendere le carte che sono al centro. Vabbè, ho perso, dai, ho perso. Vediamo, poi vediamo alla fine, lo dico prima. Lo dico prima che ho perso perché sto qua, sto lontano, c'ho la telecamera, mi sembra giusto. Già, sto a prendere scuse. Sì, come quando io non ho abbiamo studiato. Presentato i giocatori. Io non so non niente. Abbiamo presentato i giocatori. Io mi chiamo... Nel creare i mazzetti creiamo anche i giocatori. Allora, io mi chiamo... Il mazzetto quello di Zenze Bragadina. È di Sauro. Questo qui è di Eleonora. Questo qui è di Chicca. E questo qui è di Precotta. Quindi, no, io dirò 3,92. E questo è il mio, parto io. Taco. Gatto. Capra. Oddio. Non giocare con donne, un iose e con anelli. Taco. Gatto. Quindi? C'è il didino. Non mi fregate più. Prego, prego, mi dovete passare, ragazzi, no, pregate con la mano. Passa. Taco. Gatto. Taco. Gatto. 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 Dai, io lancio le carte, lancio. È già visto di tenere il mazzo in mano, però no, sbagliato. Ridetemi. Taco. Gatto. Capra. Cazzo. Pizza. Ladro. Per fortuna che hai sbagliato. Aveva un po' esitato De Cocca, però... Secondo Taco. Non l'ho visto. Tutto valido. Non l'ho vista! Tutto valido! Si è visto? Taco! Gatto! Dai! Io ti ho detto che dovevo piacere la ticossa con la telecamera! Cioè, forse si vede la ripresa, ho fatto così il narvo, l'ho fatto! Ho fatto tutto! Due volte ci ho preso! Taco! Perché? Ma perché tu? Che sì, ho preso io perché sono l'ultima! Ah, vabbè, dai, a monte! Sì. Per me doveva farti Precocca! Ma Taco! Gatto! Capra!
concentrato a pensare a quello che dovevo dire. No. Già so grasso, caricarmi per il carbone. Dago. No, ho fatto il gorilla. E io ancora ah, no, aspetta, pure ho fatto il gorilla, quindi ho sbagliato pure io. Vabbè, non ce l'ho messa la mano, quindi. Dago. Gatto. Gatto. No, sbagliato. Perché? Io l'ho molto fatto prima male, mi sa. No. No. Fa male a me. Dago. Gatto. Dago. Perché io sono troppo concentrata. Mi dava la maglietta, ma ho aperto nudo la gioco. Dago. E vabbè, Dago. Questa è un'altra cosa. Dago per primo lo prendo io. Dago. Gatto. No, però vedi sempre perché sto concentrata a quello che devo dire. E lì che ti... Dago. Gatto. No, sbaglio, ho fatto il gorilla. Vabbè, questo è stato lo stand. Dago. Gatto. Capra. Non so, raga. Ti sembrava un gatto? Prego. Ti sembrava un gatto? Cioè, mi fa vedere, hai esitato. Dago. Gatto. Ah, tocca a me. Buongiorno. Sto aspettando che facevi tu, ti giuro. Dago. No. Dago un po' bruciato. T'ho detto che era nero. Dago. No, Dago. Dago. Gatto. Cacio. Pizza. No, no, cacio. Allora Dago. Capra. Sbagliato. Datemi quando si prende così affrontando si rifà. Io sbaglio sempre quello quando tocca a me. Dago. Gatto. Ho capito, hai esitato. Cioè, dai, per favore. Dago. Gatto. Capra. Calcio. Prendi. Calcio. La stanchezza non sta fallo a questo. Dago. Gatto. Capra. Ho fatto la marmotta! Mannaggia marmotta! Ok, ma non l'ho fatto ogni volta. Gatto! Capra! Bam, bitch! Ho detto che prendevo io. Dago! Gatto! No, no, sono io l'ultima. Io poi non ce la faccio a fare una parola qua. Pure io un po'. Dago! Gatto! Capra! Cacio! Pizza! Perché l'hai messa dentro? Dago! Gatto! Vabbè, ma allora sono la mossa della tattica. Dago. Gatto. Capra. No, ho dovuto schiaffettare qualcuno forte, eh. Dago. Gatto. Capra. Se vuoi le carte che succede? Aspetta. Aspetta. Stai a stomaglia. Quindi Dago. Gatto. Capra. Io ero un sacco. No, aspetta, ho fatto tutto. Li ho fatti tutti. No, Maria... Dago, perché siamo in orario tardo. Dago. Si è detto. È arrivato. Dago. Gatto. Capra. Cacio. Sa. Mi do i cazzotti da solo. Oh. Sto soffrendo il caldo, le luci, Dago, l'emozione. Gatto. Capra. Cacio. Cacio era. Chi l'aveva visto? Era un cacio pure avvelenato. Dago. No. Era bello, Winda. Che cocca sta in forma. Dago. Gatto. Capra, ne hai esitato. Che è successo? Dago. Gatto. Che hai detto cago? Capra, mi sembra. Non so parlare, non si capisce la mano. No, hai sedato io, hai sedato. Ah, ok. Dago. Gatto. Capra. Cacio. Pizza. Dago, no. Sto giocando, questo sto vincendo, Voglio sempre così. Dago. Ma perché faccio il gorilla? Io non l'ho messa. Lui non l'ha messa. Era anch'io, e allora. Non hai fatto la marmotta? Lui non ha fatto niente. Ah, dice, me ne ho fatto qualcosa. Dago. Gatto. Capra. Cacio. Pizza. Dago. Ma poi sono dicappato io. C'avevo il fatto lei che c'era. Chi è? Arrivo tardi, dicappato. Io l'ultimo, se non ha sbagliato lui, io. No, sono arrivato, so, ci ho messo un pizzaccio. Capo. Gatto.
Capra. Caso io. Pizza. Taco. Si è vista enormemente traballare. Perché hai preso tu? Ah, tu già l'hai andata. Se vuoi perdere, no. Taco. Gatto. Capra. Cacio. Oh, in questo caso il ragazzo gioca senza carte, ma deve comunque arrivare prima. No, e io ho esitato. Cerchiamo di non farcela arrivare prima. Gatto. No! Non ti faccio la mano. Io guarda, guardate il mazzetto, ma non lo faccio vincere. Non ti faccio vincere. Scopre, non vado vincere. Gatto. No! Ah, cioè se lui dice gatto e la carta viene nel gatto è valido. Prego, 92. Sono un buffone, datemi questo. Datemi questo. Si fa. E quindi prego 92 ha barato. Purtroppo ha vinto questa partita. No, ripeto, nei commenti, se qualcuno scrive che questa regola non sarà capita, annulliamo la vittoria. No, abbiamo vinto. Basta. Tanto so io le chiavi in mano. Ah, voi non lo sapete. Se... Hai ragione, non posso andare via. Voi non sapete che retroscena. Sarà la nostra decima partita, sette, ottava, decima, mi ricordo. Prego a casa, vinco male. No? No, questa è la seconda. Sono io di solito il vincitore, è quello che ha spiegato il gioco. Diciamo che la metà delle partite sono tue. No, più della metà, perché io non ho vinto mai una. Leonardo neanche una. Ma non ho pensato. Chica una chica. No, una. E tu hai vinto una, no? Quando? No. Leonora, scusa, Lorenza. Lorenza, esatto, Lorenza ora, quindi io e lei siamo ancora a zero. Non è il nostro gioco. No, io non sono abituata a vincere i giochi. Io devo dire che ci vuole tanto allenamento, dedizione, concentrazione e rapidità di mano. Dopo questo possiamo andare. E quindi anche per oggi il video è finito e vi ricordiamo come sempre di mettere un narvalo mi piace se il gioco vi è piaciuto, un commento marmotta se volete dirci qualcosa. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi come se foste dei gorilla e agitate la campanella come se foste delle capre. Non è che dovete agitare la campanella. Dovete attivare la campanella per ricevere le notifiche di essere sempre aggiornati sui nostri video. E condividete il video se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto lo dovete condividere, perché comunque è bene che tutti, no, siano informati sui video brutti che facciamo. Sì, mi fa piacere, è un buon punto di vista. E poi personale, ciao Luca. Detto questo, al prossimo video. Ciao. Ciao.